Operazioni tecniche di soccorso, la vita quotidiana di uomini e donne, ma anche la storia della Marina Militare raccontata attraverso le immagini del nuovo calendario che la riguarda. Un modo per legare il passato al futuro passando attraverso innovazioni e novità sociali. No, un calendario che letteralmente entra ed esce dal passato e dal futuro, perché anche attraverso l'iconografia storica si racconta cosa è stata la Marina e cosa può fare, fa e farà. Esatto, è un messaggio chiaro di riferimento alla grande tradizione della Marina Militare, che nella prima guerra mondiale si è comportata veramente in maniera eccezionale, dando la possibilità con la vittoria anche sul mare della grande soddisfazione generale. E ora, attraverso questi 100 anni, arrivare oggi ad avere delle punte di eccellenza sia tecnologiche che soprattutto di personale che è impegnato in grandissime attività. Ci sono attività pratiche, poi ci sono attività umane, ci sono questi vostri interventi sul mare che intervengono fortissimamente su un fenomeno quale quello della migrazione. Voi siete il primo filtro a volte. Sì, noi siamo la primissima assistenza in mare, quindi potete immaginare che cosa andiamo a trovare in mare e quanti sacrifici i nostri equipaggi fanno per queste attività. Quindi non soltanto professionalità, tecnologia, esperienza, formazione, ma anche tanta solidarietà. Tra le immagini e poi la lascio del calendario, ce n'è una che secondo lei racconta veramente cosa fa la Marina Militare? Quella che mi ha colpito, che peraltro è una foto del nostro siciliano Fabrizio Villa, è quella del marinaio donna che fa la guardia alla bandiera in Campidoglio, quindi al Quirinale, e quindi è un po' un segnale di cambiamento, di innovazione, ma anche di tanta fierezza nello sguardo di questa ragazza.